Il lavoro e l'energia è il prodotto del valore di una forza F che, applicato ad un corpo, provoca uno spostamento S. Il lavoro può essere resistente, la forza negativa, motore, la forza positiva oppure utile. Energia può essere energia cinetica di movimento, energia potenziale e gravitazionale di posizione, energia meccanica, energia termica, energia elettromagnetica, energia nucleare. Il principio di conservazione dell'energia meccanica. Se il sistema considerato è chiuso, la sua energia meccanica resta come valore numerico sempre uguale, pur potendosi trasformare ognuna delle due forme. Il principio di conservazione dell'energia totale. In un sistema aperto, l'energia totale del sistema resta sempre la stessa, anche se possono avvenire delle trasformazioni. Dispositivi tecnologici. L'energia che viene fornita per produrre un lavoro utile, non possiamo produrre energia. Esempi, computer e automobili. EI è uguale a EU più ED. Caratteristiche, potenza è P uguale a L fratto T, rendimento R uguale EU fratto EI.